attenzione a Plasmati, è solo contro Marchisio, il suo aggancio. Prova ad allargare, una gran palla per Izco, in area di rigore Izco, 2-1 al 42esimo. Attenzione, a vuota lusso sul pallone Martinez. Vediamo se affonda, va verso la bandiera a calcio d'angolo. Affonda bene, Martinez, rete, un gol capolavoro, è impazzito il Cipari, 3-1 per il Catania. Adesso il morale non assiste alla squadra di Ballardini, intanto c'è questo incredibile che gol, non ci credo, Mascara meglio di Maradona e Beckham. Shinji fottu betu, i riotti, saru sbigliano di rotti, e non sari zetu. Eri bedu, eri munduato, deputente eri spittato, e crescevi a gioventù. Maduri mesi c'ha pozzu fari, a piriri di Iucari, questa specie serie C. Nova guni di sull'urdu genu, c'è una murica, un freno, che sta aspettando a tia. Dai Catania veni mi a picchiare, non ti pari a aspettare, questa murica mi spacca rossa, spacca rossa. Dai Catania tardi picchiare, da monnezza e unità, noi due ci giungiamo. E se non ciò passa umiliato, e poco uno poi pigliato, cadono gli stessi giugni. Ma tu così non ti puoi toccare, in Catania è l'umore, e sta gente da cercare. Io capusta convinzioni, dai comuni poi trattare questa squaccia da città. Dai Catania venimi a picchiare, non ti pari a aspettare, questa l'unica mi spacca rossa, spacca rossa. Dai Catania t'arrivo picchiare, in serie a tua tornare, questa l'unica. Dai Catania venimi a pigliare, non ti fari aspettare, questa murica mi spacca rossa, spacca rossa. Dai Catania t'arrivo pigliare, in serie a tua tornare, questa musica tu senti forte, sento un calore sta passando, dal sole sta crescendo, questa fetta gioventù. Questa musica mi spacca rossa, spacca rossa. Dai Catania dalle cupicchiare, in serie a tua tornare, questa musica tu senti forti, senti forti. Ah, 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 ah. Fari aspettare, questa murica mi spacca rossa, spacca rossa.
Salve a tutti e ben ritrovati, amici di Istinto Rosso Azzurro. Un saluto dal vostro Pietro Santonocito e dal vostro Federico Rosa. Siamo qui di nuovo per commentare la vittoria del Catania, per fortuna possiamo dire così. Ci siamo visti anche brutta, perché dopo un primo tempo sicuramente un po' così bloccato, con la pressione anche di dover fare risultato per forza, visto diciamo il passo falso, il mezzo passo falso del Lecce, il primo tempo del Catania è stato un po' deficitario, ma poi ovviamente nel secondo tempo è venuta fuori la classe dei giocatori di maggior spicco, tra tutti appunto Lodi, Marchese, Di Grazia, Curiale, che poi hanno legittimato la vittoria finale. Un saluto a tutti voi, un saluto a chi ci sta ascoltando per la prima volta e a chi ci ascolta da sempre. Federico. Sì. Salutiamo. Salutiamo a tutti, salutiamo anche al nostro gruppo WhatsApp, salutiamo anche a tutti coloro magari che hanno preferito, anziché guardarsi un video o qualcosa di divertente, hanno scelto noi per commentare una partita veramente bella. Salutiamo anche comunque i nostri addetti ai lavori, Vincenzo La Rosa, Cristian Alessio, certo, e Filippo Tamburello. Tra l'altro 2 su 3 non sono neanche su Facebook, ma come comunque li citiamo. Anche Giuditta Leotta, che in questo momento è in pelagata con gli impegni di lavoro. Impegni, okay, di lavoro. Allora, detto questo, ragazzi, andiamo in maniera spedita, perché andiamo con le direttive classiche, perché alle 20:45 abbiamo il collegamento con il nostro primo ospite telefonico, ovvero Max Singer in Pianeta Catania. Allora, le nostre direttive, allora vi ricordiamo ovviamente di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook Radio Catania TV Istinto Rosso Azzurro, del nostro fan group Istinto Rosso Azzurro su Facebook, ci potete trovare perfettamente, il nostro account Google Plus Istinto Rosso Azzurro, il nostro account YouTube Radio Catania TV, dove potete iscrivervi e trovare tutti i nostri comunque highlights, perlomeno interviste, reaction. Vi ricordiamo anche di mandarci le vostre reaction sulla partita, se ne avete, il vostro parere. Vi ricordiamo anche il nostro account Twitter, Istinto Ra, dove troverete il nostro Vincenzo La Rosa e anche Filippo Tamburello, dove spulciano magari notizie più interessanti che girano su Twitter, anche su Instagram, magari per la vita personale dei calciatori, dei tesserati del calcio Catania, il profilo Istinto trapino basso rosso azzurro, anche la nostra app ufficiale è su Play Store Istinto Rosso Azzurro Pro. E vi ricordiamo anche di comunque sia contattarci presso il numero 340 96 22 807, anche se volete far parte del nostro gruppo WhatsApp pieno di nostri cari tifosi, che noi comunque ribadiamo il saluto. Allora, detto questo, diciamo, vi ricordo che Istinto Rosso Azzurro Radio Catania TV fa parte di Multimedia Network Lab, la ditta mia personale che si occupa appunto di siti web, commerce, app, video e multimedia per aziende private che hanno voglia di espandere il proprio business all'estero tramite un sito internet che venda, che crei del flusso dinamico appunto di utenti al suo interno. Quindi mi raccomando, ragazzi, guardate i nostri pacchetti sul sito www.multimedianetworklab.com, se volete potete chiedere anche un preventivo se vi interessa qualche nostro servizio. Detto questo, ricordiamo il sondaggio, caro Federico. Sì. Sondaggio, appunto. Anzi, prima del sondaggio, ricordiamo appunto Adibes. Il nostro l'Adibes Group della dottoressa Rossella Iachelli, dove vengono svolti corsi di studio assistito. Non solo anche questo, anche lezioni individuali per tutte le materie, corsi di lingua inglese, francese e spagnolo, quindi le principali lingue mondiali, cineforum mensile con dibattito finale, sportello d'ascolto per alunni e genitori, corsi estivi di recupero per varie discipline, per medie e superiori, corsi di formazioni per educatori ed insegnanti, teatro della spontaneità, corsi di violino e violoncello, workshop di disegno e scultura, corsi di pittura classica e contemporanea e musicoterapia. Ok, quindi diciamo che salutiamo intanto Rossella e la ringraziamo, sì, appunto per essere parte appunto e partner, non solo essere parte, ma io più che definire partner definisco queste persone parte della famiglia. Parte della famiglia, assolutamente. È importante comunque definirci per quello che siamo, ecco, noi per questo diciamo andiamo fieri.
Detto questo, diciamo, andiamo a parlare brevemente, anzi una battuta a caldo. Andiamo col sondaggio. Sì, per esempio, allora, il sondaggio di oggi è: dopo l'assist e il gol di Davis Curiale ieri sera, va definitivamente a perdersi il posto di titolare per Francesco Ripa? Sì, mi raccomando, contattateci tramite SMS 3406. Oppure scrivete sotto la diretta, così leggeremo anche le vostre risposte, le confrontiamo con quelle dei nostri ospiti oggi, ospiti telefonici qui in studio. Cemento, ok, tutto live, cassato bene? Sì, penso di sì. Ok, partiamo. Okay. Imbarchiamoci. Passiamo alla musica. Aspettiamo ovviamente la chiamata di Max. Pronto? Pronto? Parliamo con Max? Possiamo parlare con Max? Sì, sì, aspetta che glielo passo, aspetta. Ok. Pronto? Ciao Max! Ciao Max! Ehi, ciao, ciao! Ciao Max, benvenuto a Istinto Rossazzurro. Intanto ti ringrazio e mi scuso ovviamente per aver, diciamo, forse rotto un momento un po' di privacy. No, assolutamente, assolutamente, okay. È sempre okay. Un piacere. Max, allora ascolta, il sondaggio di questa settimana, diciamo, verte un po' su un ballottaggio che è ormai diventato quasi forzato, no? Viste poi le prestazioni soprattutto di Curiale, e quindi parliamo appunto del centro attacco, del reparto che in questa fattispecie sta facendo anche molto bene. Appunto dopo la prestazione di ieri di Curiale, assist e gol, grande lavoro di sponda, anche andare a coprire è stato per lui, diciamo, un leitmotiv importante, secondo te ha proprio soffiato il posto e anche l'additivo di bomber a Checco Ripa? Sei d'accordo? Sì, Curiale sta facendo molto molto bene, addirittura soltanto un gol in meno rispetto al tanto celebrato di Piazza, che è un po' il bomber del Lecce. Devo dire che non è propriamente una punta centrale, ma al Catania comunque quest'anno non lo sta facendo benissimo. Dopo un paio d'anni non eccezionali al Trapani, sta prendendosi le sue rivincite, sta facendo bene nell'ambito di un attacco comunque in cui Di Grazia e Russotto lo stanno supportando molto bene. Molto bello l'assist per il gol ieri di Curiale da parte di Di Grazia, sì. Quindi quando ci sono queste assistenze per l'attaccante poi diventa tutto semplice. Per quanto riguarda Ripa, è chiaro che fino a questo momento un po' ha deluso le aspettative al netto dei problemi fisici e di condizione. Mi sembra che Lucarelli lo abbia detto chiaramente, che si aspetta qualcosa in più da lui, e dipenderà soltanto propriamente dal giocatore. Ecco, il Catania per adesso ha comunque un giocatore, un bomber che comunque sta facendo bene come Curiale. Insomma, abbiamo visto anche le prestazioni che poi parlano chiaro. Ecco, il discorso sul modulo, diciamo, e poi è fine a se stesso, però è chiaro che abbiamo visto il Catania giocare in modo diverso rispetto a un inizio di stagione dove diciamo il 3-5-2 era l'impronta che voleva dare Lucarelli. Ora adesso Lucarelli, un po' anche nelle sue esternazioni nel post partita, ha cercato anche di depistare un po', anche per come dire, non dare forse dei punti di riferimento agli avversari, dicendo che poi è tutto un modo di interpretare il modulo. Non so se sei d'accordo. No, no, ma io sono d'accordo, anche se poi alla fine il Catania gioca con un 4-3-3 classico, sì, con due esterni d'attacco, un centravanti, due mezzali e un regista, diciamo, che conosciamo benissimo come Ciccio Lodi. Il 3-5-2 non è che non avesse funzionato, perché poi alla fine il Catania 6 vittorie di fila le aveva tirate via, no? Però obiettivamente quelle due sconfitte avevano fatto pensare, quindi è evidente che
questo passaggio a questo nuovo modulo va molto bene, anche perché il Catania nelle ultime 5 partite che ha vinto ha fatto 13 gol e ne ha presi 3, nelle ultime 3 partite 0 gol subiti, è evidente che sta funzionando tutto come si deve, anche se c'è da dire che alcune gare sono state anche vinte, diciamo, con quel pizzico di fortuna in più che aiuta gli audaci. Certo, esattamente. Per quanto riguarda il discorso sulle i due esterni del Catania, le due ale, Di Grazia e Russotto, che ultimamente stanno giocando abbastanza per via del modulo 4-3-3, perché esplodono soltanto nel secondo tempo? Vediamo un primo tempo dove a volte sembrano anche confusi, molto sottoterra, invece poi nel secondo tempo reagiscono e forniscono la prestazione che tutti noi ci aspettiamo. Perché? Ma io ho una mia teoria, cioè sostanzialmente fin quando le squadre avversarie, che nel 99,9% dei casi sono nettamente inferiori, corrono e riescono a chiudere gli spazi, a ripartire, e allora questi ragazzi un po' di fatica la fanno, perché il Catania strutturalmente non è una squadra, diciamo, di corsa, è una squadra molto potente, una squadra tecnica, una squadra che quando poi prende campo in categoria fa la differenza. Quando poi il pressing avversario scema, e poi vengono fuori le caratteristiche tecniche della squadra e il Catania vince le partite. Nel caso della gara contro l'Acreras ci ha pensato bene Parigi a farsi espellere, a quel punto la partita è cambiata completamente, nella ripresa il Catania ha avuto gioco facile. A Castellammare di Stabia, per esempio, il Catania ha avuto difficoltà durante tutta la partita e l'ha vinta con un colpo estemporaneo finale del subentrato Mazzarani. Quindi è chiaro che in categoria, quando incontri squadre del genere, non essendo nemmeno il Catania, il Real Madrid ovviamente, così come non lo è il Lecce, lo abbiamo visto nella partita contro il Fondi, tu trovi difficoltà, perché se trovi ragazzi che corrono, chiudono gli spazi e poi cercano di ripartirti alle spalle, poi vai in difficoltà. E per quanto invece concerne per la prossima gara, Trapani-Catania, cosa ci si può aspettare da questo Catania, ma anche da un Trapani che comunque ha vinto ad Andria con un campo non facile negli ultimi minuti, una squadra che specialmente in casa non ha mai perso, solamente quel 3-3 beffardo col Catanzaro, cosa ci si può aspettare? Io mi aspetto ovviamente delle grosse difficoltà, perché si tratta di un avversario di pari livello che in casa fa molto bene, ha il miglior attacco del campionato, ha uno stato di forma invidiabile, perché anche il Trapani viene da tanti risultati consecutivi, ha vinto in un campo molto difficile come quello di Andria, così come ha fatto il Catania a Castellammare di Stabia, diciamo, nei minuti finali, quindi significa che si tratta di una squadra importante che ha dei valori, e sarà una partita molto difficile fra due squadre ben attrezzate. Secondo me due squadre che lotteranno fino alla fine insieme a Lecce per la promozione diretta. Io ho l'impressione che il Catania, se vorrà venire fuori con un risultato positivo, perché io ritengo che anche il pareggio possa essere un ottimo risultato a Trapani, debba fare molto meglio rispetto alle ultime due partite, cioè quella di Castellammare e quella in casa contro l'Acreas, dove ha avuto difficoltà soprattutto a centrocampo, a livello dinamico, sia Biagianti sia Caccetta, diciamo, hanno trovato delle difficoltà a chiudere. Quindi io spero che le scelte anche del mister Lucarelli possano essere congrue, perché il Trapani da centrocampo in su è fortissimo, questo Marras che francamente sta facendo la differenza in questa categoria, ha un attacco fortissimo, quindi bisognerà stare molto molto attenti. Max, hai anticipato un po' quello che ti volevo chiedere per chiudere, insomma, qual è un po' la differenza fra queste tre formazioni, no? Perché abbiamo sentito addetti ai lavori, anche Spinesi, parlare di un Lecce che se vuole può sbloccare la partita, però abbiamo visto che il Catania, se spinge sull'acceleratore, diciamo, come hai anche detto tu, non ce n'è per nessuno in sostanza. Qual è poi la differenza fra queste tre formazioni e qual è poi il filo comune denominatore, insomma? Ma guarda, se tu vai a vedere i numeri ti accorgi che il Catania probabilmente è la squadra
fosse più equilibrata, no? Perché sì, è una squadra che ha la migliore difesa con 9 gol subiti e poi il terzo migliore attacco ha preso un solo gol, cioè ha fatto un solo gol in meno del Lecce, per esempio, un paio di gol in meno del Trapani. Quindi è una squadra che prende pochi gol e comunque poi quando c'è bisogno di farli li fa, mentre il Trapani e il Lecce sono più forti in attacco e prendono qualche gol in più, soprattutto il Lecce ha preso 7 gol in più rispetto al Catania, quindi questa è la differenza. Detto questo, mi sembra che Lecce e Trapani in questo inizio di campionato abbiano dimostrato di avere forse qualcosina in più rispetto al Catania in attacco, ma il Catania ha sicuramente una difesa più impermeabile e per vincere i campionati la difesa è molto molto importante. Chiarissimo Max, ti ringrazio per il tuo contributo, come sempre un abbraccio a te e a Calcionate nello specifico per la vostra avventura, grazie. Perfetto, grazie a voi, ciao, e buon Max, lavoro. Ciao Max, ciao ciao. E allora andiamo a chiudere, sì? Perfetto, insomma parole inequivocabili quelle di Max Licari, che come sempre esaustivo nelle sue esternazioni. Io credo che poi l'ultima domanda, quella che ho voluto porre al direttore appunto di Pianeta Catania, vertea un po' su questo duello un po' che c'è, sì, dualismo e duello, insomma, che poi fra tre formazioni, quindi insomma, ecco, appunto. Perché sui social insomma ne sentiamo di tutti i colori, l'ho scritto anche nel mio post partita, starnazzare, goofy, eccetera eccetera, insomma, sì, ma guarda Pietro, da tutte e due le parti, ma anche dai sessi di vostri del Catania, per carità. Allora, io sono in vari gruppi, cioè per esempio Serie C 2017-2018, Girone C 2017-2018, dove avvengono molto spesso liti fra i vari tifosi. Ieri proprio si è andato anche a esagerare, perché c'erano i festeggiamenti dei tifosi del Catania perché hanno vinto la partita e comunque sono andati a -3 dal Lecce, perché il Lecce ha pareggiato. E i leccesi giustamente si prendevano le difese e quindi è nato un caos. Comunque, tralasciando le liti dei tifosi, dobbiamo tenere ben d'occhio il Trapani, perché il Trapani è una squadra da non sottovalutare affatto, perché ha fatto l'anno scorso un campionato di Serie B, per un pelo non si è salvata, non ha disputato i playout, per proprio una questione beffarda anche di... del destino, ma proprio del regolamento, perché per il distacco di 5 punti non si può effettuare il playout, poi anche per un incrocio anche di partite, per esempio mi ricordo Brescia-Trapani, l'ultima partita di campionato, il Brescia si è salvato, era di sotto del Trapani, si è salvato vincendo 2-0, Trapani tra l'altro che non perdeva da tante partite, e quindi proprio quella sconfitta sarà decisiva per la retrocessione. Infatti poi lo stesso Trapani ha confermato Calori dall'anno scorso, anche se quest'anno con molte critiche, perché Calori non è il Trapani che ci si aspettava, vero? Non è un Trapani che tiene il Lecce e tiene il Catania, per via anche, per esempio, lo si è visto contro Catanzaro e Matera, che vincevi 3-0, facendosi rimontare 3-3, è dimostrazione, a parer mio, di una squadra che non è ancora capace di vincere un campionato. Però stare attenti alla vastità di organico che ha il Trapani, Reginaldo su tutti, che è un giocatore importante, anche se è un po' avanzato nell'età, però è chiaro che queste sono persone che comunque il golletto te lo fanno, sanno di fartelo, e adagiarti un po' sugli allori perché ti chiami Catania, perché ti chiami Lecce o chi sia, insomma, fa la differenza. Allora, 20:58, prima di andare a contattare appunto Gennaro Monaco per sentire il suo parere, andiamo anche a approfondire un po' quello che abbiamo già detto con Max, con le differenze fra queste tre formazioni, e quindi cerchiamo anche di capirci qualcosa in più. Salutiamo ovviamente chi ci scrive e chi ancora non l'ha fatto, ma mi sento appunto di porre l'attenzione su quel reparto, come ha detto anche Max, sì, la difesa, con un Bogdan che veramente è sopra le righe, è sempre, come ha scritto anche Christian, inamovibile nei top.
Insomma, sì, sì, assolutamente. Cosa vuol dire questo? Che ogni settimana, a parte che no, ogni dico, cosa vuol dire questo per questo Catania nel filologico delle differenze fra le tre formazioni? Che Bogdan è praticamente inamovibile in ogni modo, in ogni schema. Mi ricordo quando è esordito a Caserta, perché Bogdan, pensate ragazzi, non era manco stato acquistato per essere titolare. No. Bogdan era panchinaro dietro a Aia e Tedeschi, che dovevano comunque essere i centrali titolari, oppure Blondet, che comunque era arrivato agli Blondet ultimi. Vi ricordo che comunque sta facendo solo panchina. Ecco. Cosa è da dirlo, no? Perché un difensore che era stato preso insieme a Tedeschi per formare la coppia centrale di primo pelo, possiamo dire, esatto, così. Esatto. Adesso diciamo si ritrovano entrambi in panchina. E c'è quell'Aia preso, diciamo, come terzo, diciamo, un centrale destro esterno. Sì, sì. E poi ci devono essere Tedeschi e Blondet. Insomma, discorsi che il Catania, solo il Catania si può permettere. E tra l'altro anche insomma, c'è in panchina Lovric, che comunque è sempre un difensore giovane. Sì, nella partita di Coppa Italia qualcuno, diciamo, l'ha criticato. Io tutte queste colpe non mi sento di dargliele. Vabbè, anche perché comunque era la prima effettiva gara giocata dal difensore comunque che è giovane. E proprio su Bogdan dobbiamo fare i complimenti ad Argurio, perché è una sua scommessa, come ha più volte anche ricordato a Tiro Scuderi durante le dirette su Ultima TV. Bogdan una scoperta proprio insieme anche a Barisic, Lovric, possiamo dire tutti gli serbi, o perlomeno i giocatori dell'Europa dell'Est del Catania, sono stati scoperti proprio dal direttore del Catania. Possiamo dire direttore perché direttore possiamo dire ce n'è solo uno, però carta alla mano è il direttore. Va bene, allora andiamo a contattare il nostro Gennaro Monaco, sì. Caro Federico, che come sempre si mobilita nella fattispecie, anche per andare a affrontare questo discorso qui della difesa. Sono occupato. Premi 5 per essere richiamato. Vabbè, più che altro lo chiameremo fra qualche minuto, quindi in attesa appunto che riprenda la linea con il nostro Gennaro Monaco, approfondiamo un po' questo discorso mettendoci dentro anche i meriti. Secondo me a Max, diciamo, non è piaciuto Caccetta. Io devo dire invece la verità, anche se questa settimana, cioè nella partita di ieri, non è che abbia brillato così tanto per inserimenti e quant'altro, comunque fa un gran lavoro a centrocampo e devo dire la verità si è distinto parecchio. Possiamo richiamarlo. Intanto, se vuoi, puoi leggere il commento di Giuseppe Zaglimbene al volo. Ciao, sì. Ragazzi, secondo me Ripa con queste prestazioni andrà via a gennaio secondo voi? Allora, sì, ora proveremo anche a parlarne con Gennaro. È chiaro che io... Sta richiamando lui, perfetto. Okay. Pronto? Pronto? Sì, pronto, sono Gennaro. Ciao Gennaro. Benvenuto ciao. Ai Sinto Rosso Azzurro, anzi, ben ritrovato. Ah, grazie ragazzi. Allora, Gennaro, innanzitutto ti ringrazio per essere di nuovo ai nostri microfoni. Penso proprio che avrai avuto modo di seguire il Catania nelle ultime partite, insomma hai capito. Hai capito un po' di che pasta è fatto questo Catania. Abbiamo messo su un sondaggio che ti giro, come abbiamo fatto anche con l'ospite telefonico precedente, proprio per sapere la tua da ex giocatore, perché insomma qui ci vuole forse più un parere da ex giocatore, ecco, che da allenatore quale sei, insomma, perché anzi, per chi non lo sapesse, il nostro Gennaro è un allenatore. Allenatore diplomato UEFA Querciano. Ecco, quindi diciamo, lo ricordiamo. Appunto. Ecco, allora, dopo l'assist e il gol di Curiale, no? Di ieri, con una grandissima prova del centravanti rossazzurro, no? Forse un po' tutti si chiedono a questo punto che fine faccia Ripa. Anche un nostro radioascoltatore in questo momento ci ha posto una domanda. Ecco, simile, anche per tu che cosa ci che cosa ne pensi, insomma? Ma io penso che Ripa durante il campionato, che è lunghissimo, ci farà sicuramente comodo, perché è uno che in queste categorie gli fa i gol in aria come pochi. Però vedendo Curiale, che è una forma fisica spettacolare, e
il nostro Di Grazia che ricama, fa gol e qualità indiscutibili, e in questo momento va bene così, anche perché poi le partite di Lega Pro, lo sapete benissimo, certo, non è la Serie A, in ogni partita c'è un ostacolo, ogni partita ci sono avversità, è il campionato più difficile d'Italia, noi lo sappiamo, a Catania come diverse società importanti come la nostra, ma il campionato di Lega Pro ci sono insidie dappertutto, anche con l'ultima in classifica o la penultima ci può stare che può incappare, come diciamo in questo campionato il Catania sta dimostrando di, come ho detto precedentemente, di avere un grande gruppo di squadra, anche i ragazzi quando si segna vanno tutti quanti ad abbracciare, e poi non dimentichiamoci che la tifoseria come sempre ha un calore straordinario e le tigri delle curve si fanno sentire con entusiasmo, e le canzoni, penso che sia un tifo da Serie A Catania, nonostante stia giocando in Lega Pro, cioè su Facebook si vedono immagini bellissime e straordinarie della tifoseria catanese, è normale con questo entusiasmo, io sono sicuro che, e lo dicevo anche quando eravamo a meno 6, meno 7 da Lecce, che non bisogna mollare di un centimetro e ci si può arrivare davanti sicuramente. Il Lecce io l'ho seguito in Campania, non è questa squadra stratosferica, è una grande squadra, però c'ha anche dei punti che si può battere sicuramente. Poi il Catania ha dimostrato nel secondo diretto di mangiarsi i coglioni, come si vuol dire, no? Insomma, frase senza, diciamo, eufemismi, quindi eufemismi no, a parte. Assolutamente. Il discorso è che un po' tutti, anche sui social, ma anche nella carta stampa, no, si chiedono anche quali siano le differenze, no, fra Lecce e Catania, ammetto anche il Trapani che comunque sta risalendo di gran carriera. Sì. Insomma, i numeri credo che parlino chiaro, no, con un Catania che secondo me anche dal punto di vista difensivo ha qualcosa in più. Ecco, da questo punto di vista, visto che comunque è materia proprio tua personale, ecco, che cosa mi dici? Cioè, cosa è importante in questa categoria per quanto riguarda il settore difensivo? No, è fondamentale, perché tu avere una fase difensiva e dei giocatori importanti come ce l'ha Catania è un punto di partenza fondamentale. Io ho sempre detto dal mese di agosto che ci siamo sentiti, sì, che Catania quest'anno veramente li possiamo rivedere dopo tanti anni di sofferenza la luce, perché poi a tutti i reparti giocatori fortissimi, di esperienza, è partito come sempre all'inizio luglio a Torre del Grifo, perciò Lucarelli e il suo staff ha potuto lavorare nei migliori dei modi, ha un grande vantaggio. Poi diciamo che insieme al Catania anche il Lecce e il Trapani sono due squadre con le rosse importanti. Però io dico che alla fine con la forza, l'unione di tutti, senza strumentalizzare quando c'è un pareggio, quando c'è una sconfitta come c'è stato a Reggio oppure con l'Atletico Leonzio, sì, no? Con la Sicula. Con la Sicula. Perché una volta Gennaro ricordava altri tempi. No, altri tempi, hai ragione, quando 18.000 persone per la prima volta. Io non pensavo di stare a Catania, pensavo di stare al San Paolo quando giocavo in Napoli di notte, c'erano 18.000 catanesi con 800 dell'Atletico di Proto, no? Sì. E c'erano tutti con queste stelline. Allora mi sono girato vicino a Bifara, no? Perché Bifara è stato uno insieme a Cucchi per portarmi a Catania, no? E io l'ho ringraziato, che mi ha portato. E poi quel derby l'abbiamo vinto. Io ho fatto il rigore su un giocatore dell'Atletico. E poi Raffaele Esposito ha fatto il 2-1 della notte dopo tanti anni, il magico Catania batteva l'Atletico di Proto, e quello è stato l'inizio di un percorso bellissimo che ci ha portato alle soglie della Serie A con Gaucci, e poi la storia dice che abbiamo messo le basi per far sì che un Catania strepitoso nel terzo millennio. Esatto. Vorrei iniziare con te il discorso difesa, visto che tu comunque sei proprio esperto di materia di difesa. Non è che è esperto, Gennaro, insomma, è la tua vita. Era secondo me l'ultimo baluardo, l'ultimo a mollare, insomma, proprio per fare un po'
di non per fare dei soliti discorsi, ma proprio perché magari anche i ragazzi che ci ascoltano adesso, nuove leve, nuove generazioni, non hanno visto quel Catania, no? Quel Catania di Monaco, di Ciccio Bifera, insomma, no? Ricordiamo, no? E quindi la domanda di Federico qui presente credo che sia lecita, no? Secondo te il Catania in generale, visto che comunque possiamo dire abbiamo giocato una quindicina di partite, il Catania ha giocato per metà con difesa 3 e poi nelle ultime partite con la difesa 4, secondo te quale modulo andrebbe, difensivo parlando, andrebbe bene per il Catania, per comunque per lottare per il vertice, per la posizione vetta della classifica, quindi a 3 o a 4? E come vedi la figura di Luca Bogdan in questi moduli, e se vedi per, diciamo, di prospettiva questo giocatore? Sì, questo è un giocatore di grande prospettiva, con una grande fisicità. Mi ricordo che ha giocato anche in Serie B, è uno che ci mette sempre grande cattiveria, agonismo, c'è un giocatore che mi piace molto. E per quanto riguarda i moduli, questo è, diciamo, il nostro parere al di fuori come tifosi, perché poi certo. Quello che ci può dare maggiore indicazione è Lucarelli, che ce l'ha una settimana intera e sa lui chi è più in forma o meno in forma. Però il modulo che io adotterei per vincere questo campionato è la difesa a 3, perché la difesa a 3 hai meno metri da coprire, hai sempre un più in fase difensiva, perché poi partendo se tu col Catania con gli esterni che hai, i giocatori fortissimi e tecnici che saltano sempre l'uno contro uno, e facendo un 3-4-3 in fase offensiva sei devastante, però in fase difensiva i tre difensori con gli esterni che scendono ti difendi sempre a 5, con la possibilità di avere sempre meno spazi da coprire, e alla fine noi il golletto lo troviamo, o lo fa Curiale, lo fa Di Grazia, lo può fare Ripa, lo può fare Francesco su punizione, lo può fare Biangianti, lo può fare Mazzarani, cioè i giocatori che possono fare gol ci sono, l'importante è non prenderlo, ecco, perché Lega Pro il problema è questo: tu fai il bel gioco, prendi gol e dopo non serve a niente. L'importante è come sta facendo, partite tignose, perché sono tignose, perché c'è anche l'avversario, ma alla fine si gioisce una vittoria per 1-0, per 2-1, e io questo è un modulo che adotterei, sempre con tre difensori, in modo che quando devo fare la partita c'ho sempre gli appoggi sugli esterni, c'ho tre attaccanti, c'ho tantissimi di qualità e quantità, ci abbiamo tutto nella rosa del Catania. Naturalmente a 4 rischio un po' di più, però io giustamente c'è Lucarelli che ha questo grande fascino di portare il nostro Catania in Serie B, è lui che ci indica la strada. Però tu mi hai fatto questa domanda da tifoso e ti dico, certo, che vedendo il Catania da diciamo a fine agosto adesso a Sportube, io dico che a 3 sarebbe l'ideale, perché poi copri meno spazio, il difensore ha sempre il compagno più vicino. Adottando il 3-4-3 può diventare veramente un Catania con veramente speranze più che positive. Poi però noi siamo tifosi e mister Lucarelli che può giocare come meglio crede, importante che porta a casa il risultato, perché questa categoria, io ripeto, è la più difficile che c'è in Italia, la Lega Pro. Senza dubbio, Gennaro, ovviamente sempre cercando di guardare un po' dall'alto, no? Come degli spettatori o comunque dei affezionati, quali siamo nella fattispecie, sì, no? Parlando proprio di cioè, un discorso legato poi alla difesa, no? Il centrocampo del Catania poi ha come fulcro proprio Lodi, no? Che volta per volta viene anche raddoppiato in marcatura a uomo, quindi senza possibilità. Ecco, da questo punto di vista 4-3-3 o 3-5-2, anche se sono, diciamo, forse insisto ancora su questo discorso, perché proprio è quello che ci chiedono un po' i tifosi durante la settimana.
per Lodi, qual è il modulo che forse si adatterebbe a uno come lui, a uno con la sua tecnica, insomma? Sarebbe più indicato quei tre difensori, cinque, i tre a centrocampo, i due sull'esterno d'attacco e i due attaccanti, oppure puoi giocare con Russotto, potrebbe giocare con Curiale e alle spalle con Di Grazia, nell'evenienza poi che devi vincere Buttiripa, c'ha tante soluzioni, però naturalmente Francesco, avendo a fianco due centrocampisti che fanno legno e corrono, lui diventa il succo del gioco. I tre difensori io dico che restano fondamentali, perché così diamo pure la possibilità che il tecnico possa giocare e possa far giocare in migliore dei modi il nostro Catania. E Lodi, avendo due centrocampisti al suo fianco, molte volte è anche bravo a togliersi la marcatura, invece avendo uno solo è normale, si fa mettere la mezza punta avversaria o a rombo, si gira la squadra avversaria, lo vanno a prendere sempre alto, certo. Allora c'è la palla lunga e dopo non vedi più gioco. Invece, iniziando, perché Catania deve iniziare il gioco nella sua terra, diventa una macchina da guerra. Poi con l'entusiasmo della tifoseria e dei magnifici tifosi catanesi si può raggiungere quel traguardo bellissimo che è la Serie B. Ok Gennaro, io ti faccio un'ultima domanda, quello che poi è l'augurio di Gennaro Monaco, no? Quali aspettative hai ovviamente per il tuo futuro professionale e eventualmente, no, in ambiente rossazzurro? Sì, io posso dire che quest'anno ho il piacere di lavorare per la federazione, diciamo, campana, e sono il responsabile Under 15, dove devo andare a vedere tutti i talenti da Salerno, Benevento, Napoli, Avellino e Caserta per fare la selezione del torneo delle regioni che si svolgerà a Pescara. E questo per me è molto bello, perché è vedere i talenti del futuro, perché poi prendendo questi ragazzi 15 anni, io voglio che tanti arrivano a giocare in Serie C, qualcuno in Serie B e una mosca bianca anche in Serie A, perché fa parte tutto dalla testa. Certo. Purtroppo tanti ragazzi talentuosi o hanno i genitori che sono malati e purtroppo aspettano, fanno questo, certo, e fanno danni come stanno facendo, oppure tanti loschi personaggi che hanno girato intorno al calcio fanno pensare al genitore che hanno il fenomeno. Invece i fenomeni che ho visto io a Napoli gli ultimi 10 anni, ragazzini fenomenali, nessuno è arrivato calciatore. A calciatore sono arrivati ragazzi che avevano una famiglia alle spalle, che la famiglia gli diceva vai a studiare, il calcio e diventa un divertimento. Allora subentra l'uomo, subentra il carattere, ecco, del ragazzo, e il ragazzo poi diventa un grande uomo e diventa calciatore. Mentre purtroppo nella società odierna questi valori umani stanno venendo a mancare, e manca un po' tutto. E poi niente, poi vediamo dopo quest'anno se c'è la possibilità. C'è la possibilità di allenare in Serie D due squadre campane, però in corsa non mi piace, perché ci sono, tu sai, la Serie D non è proprio professionale, allora sono legate all'allenatore, succede che subentri e poi dopo 2, 3, 4 partite qualcuno ti fa anche fuori stesso nello spogliatoio. Se succederà l'anno prossimo di avere un programma qui in Campania o in Sicilia, allenare una squadra di Serie D da luglio è diverso, perché poi metti la tua mentalità, la tua abnegazione, la tua mentalità di farli giocare, e dove sono stato ho avuto sempre grandi elogi, perché dicevano erano squadre un po' che non si arrendevano mai, no? Giocavano ma nello stesso tempo grintose, un po' come ero io, perché voglio questo dai giocatori. Sono assolutamente, vado subito in conflitto quando vedo le prime donne. Insomma, classico del Monaco che ricordiamo, no? Vabbè, insomma, il tuo discorso soprattutto per quello che riguarda i giovani, poi si riflette a grandi distanze anche poi nella nazionale, no? Perché insomma abbiamo visto poi le figuracce che va a raccimolare la nostra nazionale azzurra, e lì forse persone come te, no, che fanno questo gran lavoro saranno indispensabili anche per il futuro, certo, no? Per far
per portare fuori anche quegli uomini, prima ancora, come hai detto tu, prima ancora dei calciatori, che devono avere nella propria indole quella del saper lottare e di guadagnarsi il posto, perché niente e nessuno ti regala il posto in campo neanche nella partita. Esatto. Grazie Gennaro, come sempre il tuo contributo è veramente prezioso per noi e per tutti i giovani che ci ascoltano. Grazie. Io vi ringrazio e quando volete sempre a disposizione. Grazie, ciao. Forza Magico Catania, forever. Sempre. Forever per sempre. Ciao sempre, ragazzi, sempre. Grazie. Ciao Gennaro. E allora, che dire Federico, insomma, le perle di Gennaro Monaco, grande uomo veramente, da tutti i punti di vista. Poi vedi queste persone che vanno anche a... Sì, ci sono messaggi? No, altri okay. Altre considerazioni, va bene, sì, insomma, a vostro parere il Catania avrebbe dovuto tenere forse po'. Scusate però, scusami Vito, la domanda... Io mi sto scoprendo. Allora, posso esprimere il mio parere, Pietro? Posso? Visto che... Vai, perché io non sono maniera composta. Una volta per tutte diciamolo, ragazzi, diciamocelo. Allora, rispondo a Vito specialmente. Il Catania, allora, Pozzebon purtroppo non si è rivelato un grande top player, possiamo dire un giocatore adatto per il Catania. E lo abbiamo visto dall'anno scorso, non lasciamo perdere anche la situazione del fatto ma il Catania andava male con Pino Rigoli e poi con Pulvirenti. Sì, questo è vero, l'ambiente non ha aiutato, ma comunque fatto sta che anche quando c'era, se Lucarelli comunque lo ha mandato via in prestito, un motivo c'è di base. Io ho visto un Pozzebon, lasciamo stare il campo, fuori dal campo, perché conta la squadra di più, ragazzi, totalmente isolato dal resto del gruppo. Cioè, vediamo una squadra unita, un gruppo unito, pure una squadra a gruppetti, che c'è comunque qualcosa. È un personaggio singolo al di fuori da tutto ciò. Sempre fuori da tutto e da tutti. Era, sì, diciamo, un accentratore. Ecco, anche e poi lo si vedeva in campo, ragazzi. Per il tipo di gioco che fa il Catania, comunque serviva anche qualcuno un po' come Curiale. Vedete un po' come sta, cioè, quali sono le prestazioni di Ripa. La classica prima punta nel modo di intendere il calcio da parte di Lucarelli non gioverebbe in nessun caso. Quindi se già Ripa sta facendo fatica a far posto con un Curiale che in effetti comunque ha una mobilità differente rispetto a Ripa o un Pozzebon simile o di simil caratteristiche, capito? Ecco, quindi se a Vito abbiamo risposto in maniera esaustiva. Ovviamente la mia risata era inerente al fatto che ormai ce lo chiedono 3.000 persone. E anche perché era successa una guerra mediatica, ragazzi, secondo me. Palesemente inutile per Pozzebon. Allora, noi non abbiamo nulla contro il ragazzo, questo a prescindere, perché ci potrebbero accusare istinto rosso-azzurro e contro Pozzebon. Questo no, attenzione! Non è assolutamente vero. Noi parliamo oggettivamente dei ragazzi. No, proprio tatticamente. E anche tatticamente. Ora, tatticamente Pozzebon in questo Catania avrebbe fatto la stessa figura, secondo me, di Ripa. Ah, certo, stiamo certo, parlando certo. Anche peggio, secondo come me. Come ha detto anche l'omologo, di un giocatore che è andato sempre in doppia cifra. È stata solamente una stagione che diciamo ha fatto 12 gol, se non erro. Poi diciamo le sue prestazioni si sono sempre livellate ai 5, 6, 7 gol. E quindi se parliamo di numeri, Ripa ne ha di più. Poi anche comunque quest'anno a Trieste Pozzebon ha segnato solo una rete, eh? Quindi non è che in altre piazze comunque abbia sbancato facendo tutte queste grandi reti. Quindi secondo me se è rimasto in questa categoria, comunque un motivo ci sarà. Federico, andiamo avanti perché abbiamo portare avanti la trasmissione. Ecco, crediamo di aver risposto al nostro Vito. E adesso passiamo al nostro mister. Andiamo ad ascoltare appunto il mister Cristiano Lucarelli, citato anche da Gennaro Monaco, che avrà avuto modo sicuramente anche da Max di darci anche delle delucidazioni per quello che è la partita in generale. Ce l'andiamo ad ascoltare e lo commentiamo qui. A dopo. Oddio, aveva già cominciato a vacillare il muro
eretto con bravura, devo dire, perché io ai ragazzi avevo fatto vedere Trapani Acragas e Lecce Acragas per fargli capire quanto sono bravi loro in queste partite dove nelle difficoltà, nella sofferenza si esaltano. È stato così anche l'anno scorso, si sono salvati con queste prerogative proprio perché in queste partite riescono a chiudersi e a ripartire molto bene, mentre invece magari quando affrontano squadre di pari livello concedono qualcosina in più, si aprono un po' di più e magari paradossalmente sono un po' più vulnerabili di quando giocano con le squadre. Noi siamo arrivati a questa partita con tutto da perdere. Il paradossalmente anche il risultato del Lecce, mentre siamo partiti in pullman da Torre del Grifo, sulla carta può far pensare che ci ha agevolato, ma vi posso assicurare che non è così, perché come ho detto prima, in una partita dove già avevamo tutto da perdere, con questo risultato sono aumentate ancora l'ansia, sono aumentate ancora l'obbligo di vincere questa partita per rosicchiare qualcosa. È chiaro che quando si fa i cambi si fanno cercando di migliorare le cose. A volte non so se questo cambio è stato decisivo per poter diciamo per poter fare due gol dietro l'altro, uno dietro l'altro, però sicuramente inserendo un giocatore con qualità maggiori rispetto a Marco, che comunque era diffidato e mi sembrava giusto preservarlo in vista di Trapani, sicuramente diciamo il muro è andato ancora un po' più in difficoltà. Poi dopo io avevo chiesto a loro prima della partita di interpretare questa gara come 11 allenatori, perché c'era da leggere tante situazioni tattiche, ci voleva conoscenze tattiche perché era una partita difficile, e devo dire che sono stati bravi, hanno dimostrato anche di essere maturi, perché dopo hanno gestito bene, dopo il vantaggio hanno gestito bene il secondo tempo. Non l'ho vista perché stavo guardando da un'altra parte, quindi no, a tuttora non so neanche cosa sia successo, quindi non sono in grado di poterla commentare o valutare. Per quanto riguarda l'episodio di Aia, ero lontano, ma comunque si è visto che qualcosa non è andato a termini di regolamento. Siamo un po' sfortunati, diciamo così, rispetto a qualcun altro siamo un po' più sfortunati noi sulle decisioni arbitrali, comprese quelle di mercoledì in Coppa Italia, perché al di là di tutto c'era un rigore netto dopo 10 secondi, ce n'era uno poco dopo, e quindi dispiace più che altro, ripeto, perché comunque per me sono tutti come fossero figli miei e mi dispiace che magari abbiano così perso questa partita mercoledì per colpa, tra le colpe anche oltre le nostre, di queste decisioni. Ma dal punto di vista mentale, io l'ho già detto a loro, deve essere preparata come tutte le altre settimane, perché comunque è una partita che a livello motivazionale credo che non avrò molto lavoro da fare, perché è una partita che si presenta da sola. Però qualunque risultato esca da questa partita per noi non sarà decisivo, perché noi dobbiamo essere, questo campionato si deciderà all'ultima curva, ad aprile, e noi dobbiamo essere bravi lì, non dobbiamo guardare la classifica. Io continuo a ribadirlo, anche se oggi chiaramente oggi è cambiata la classifica, ma non deve cambiare il nostro atteggiamento. Noi sappiamo che per stare lì davanti e possibilmente arrivare primi dobbiamo vincere il più alto numero possibile di partite con questo atteggiamento, e credo che i ragazzi lo stiano facendo bene. Poi il Lecce non giocherà, quindi qualsiasi risultato esca, facendo tutti gli scongiuri possibili ed immaginabili, anche il peggiore, faccio fatica a dirlo perché io dal primo giorno a questa squadra sto cercando di dare una mentalità che preveda solo le vittorie, però dovesse anche diciamo non andare come nessuno di noi vuole, però sappiamo che non giocando il Lecce i danni sarebbero limitati. Detto questo, ripeto, noi non dobbiamo accontentarci, non dobbiamo guardare la classifica, non dobbiamo bruciare tutte le energie fisiche e mentali per essere davanti ora. A me non interessa essere davanti ora, a me interessa essere davanti ad aprile, sull'ultima curva, quando sarà decisiva.
Allora ragazzi, abbiamo ascoltato le parole del nostro allenatore Cristiano Lucarelli, che ha avuto modo un po' di parlare di Trapani Catania, ha parlato degli episodi, insomma avremo modo di commentarlo. Prima andiamo a leggere i nostri risultati, ovvero i risultati della giornata 16 del campionato di Serie C della nostra giornata, sì. Allora, iniziamo dalla partita delle 14:30, possiamo dire, una partita dove metteva di fronte un Andria che aveva fatto 5 gol ad Agrigento e un Trapani che invece veniva da una mini crisi in trasferta dopo il 3-3 di Matera, aveva vinto comunque bene la giornata precedente in casa. Comunque la formazione di Calore è riuscita a passare in vantaggio al 85esimo con Rizzo Trapanese Doc, che riesce a strappare 3 punti importanti degli Ulivi di Andria. Poi la partita al San Vito tra il Cosenza di Braia, che ha battuto il Catania in Coppa, la Leonzio di Rigoli, e termina a reti bianche 0-0. Invece continua la crisi del Monopoli di Massimiliano Tangorra, che perde 2-0 contro la Juve Stabia. La rete di Canotto e Simeri al 66esimo chiudono la partita per le Vespe, che comunque si riscattano dopo la sconfitta proprio contro il Catania. Poi un altro grande match tra il Fondi e il Lecce, il Fondi che comunque viene da un ottimo periodo di forma, come anche lo stesso Lecce, termina 0-0, e questo è un risultato importante per il Catania e appunto anche il Trapani. Stesso risultato anche tra Regina e Bisceglie, Regina che comunque un po' delude dopo la pausa di campionato. Poi stesso risultato, partita dalle 18:30, tra Casertana e Rende che comunque e occupa la prima posizione, quindi sorpresa del campionato. Poi una bella vittoria del Matera negli ultimi minuti contro la Virtus Francavilla, dopo che il Francavilla era passato in vantaggio con Albertini, all'88esimo pareggia Strambelli e al 94esimo la ribalta Corado. E poi la vittoria del Catania per 2-0 con reti di Di Grazia e Davis Curiale, quindi possiamo dire l'asse vincente del Catania. E poi la vittoria del Siracusa per 2-1 al De Simone, doppietta del nostro ex Tino Parisi. No! E rete di Falcone! E rete di Falcone per il Catanzaro! Sì, ma tu queste cose, Federico, non me le devi dire per due motivi, perché tu da questo punto di vista sai che determinate notizie così scandalose per i tifosi non si possono dare, cioè magari metti, dici Pari o invece di Parisi, non lo so, storpi un po' il nome, il cognome in questo caso, però non lo dire che ha fatto una doppietta, perché non ci crede nessuno. Cioè, è pazzesco anche il fatto che è stato Falcone subito dopo. Falcone, insomma, un altro giocatore che comunque qui era venuto per fare sfracelli, e poi comunque quando se ne vanno da Catania diventano tutti dei fenomeni. Per quale ragione, ma purtroppo così è. Quindi ricordiamo anche oggi nel derby Bari-Foggia, nel Bari giocava il nostro ex Gomber e poi nel Foggia giocavano Calderini. E mi ricordo poi anche il nostro ex vivaio, mi ricordo il nome. Un attimo fedato, di lato. Fedato. Ecco. Sì. Andiamo quindi a leggere la classifica con il Lecce che ancora comanda a 37 punti, con una gara in più rispetto al Catania, quindi prossima giornata il Lecce riposerà. Ricordiamo che la prossima giornata sarà la prima volta che la Serie C, Girone C, giocherà la domenica, fino alla fine del campionato sarà così, quindi accantonato il sabato pomeriggio, però ricordiamo che anche il venerdì e lunedì capiteranno anticipi e posticipi, come il Catania che giocherà a Trapani alle 20:45 in diretta su Sport Italia. Comunque chiudiamo la parentesi, abbiamo ricordato il Lecce primo in classifica, poi il Catania secondo a 34, ricordiamo con una partita in meno. Stesso discorso per il Trapani, che è terzo a 31 punti. Al quarto posto c'è il Siracusa, che praticamente si riprende la sua posizione vincendo contro il Catanzaro. Il Rende occupa la quinta posizione, possiamo dire veramente sorpresa del campionato, perché ripescata ad agosto con una rosa comunque non forse forte per la categoria, sta facendo un campionato importante. Il Monopoli in fase calante occupa la sesta posizione, ha perso praticamente lo smalto delle prime giornate. Eh sì, quarta sconfitta consecutiva, sì. Grafica dopo il riposo, quindi possiamo dire che la teoria del riposo fa male. Speriamo fa male. Che così sarà, perché vorrei dire che il Catania comunque avrà dei match point importanti, anche se Lucarelli, come anche già preannunciato, pensa che comunque
La situazione rimarrà invariata, e che non è una partita decisiva. Esatto, esatto. Un po' di pretattica classica. Poi ricordiamo anche al settimo posto la Virtus Francavilla a 22 punti, con anche 17 reti fatte, 17 reti subite, quindi possiamo dire una differenza di 0 reti. Il Matera rioccupa l'ottava posizione con 21 punti, quindi si rialza il Matera, come anche la Juve Stabia a 20 a pari punti con il Bisceglie. All'undicesimo posto troviamo il Catanzaro insieme alla Regina, il Cosenza occupa la tredicesima posizione a 16, fischiato comunque il Cosenza dopo il pari con la Sicula Leonzio, che occupa il quattordicesimo posto insieme al Fondi a 15 punti. Zona playout per Casertana a 14 punti, Fidelissandria a 13, Paganese a 11 e l'Agracas di Lello di Napoli occupa l'ultima posizione a 9 punti, nonostante che al Massimino abbia provato a portare punti dal campo. Ok, insomma, lasciamo ancora qualche minuto la classifica, perché quello che volevo mettere in evidenza insieme a te, Federico, sono i valori alla sedicesima giornata e come pensi che possano, diciamo, essere veritieri, no? Lecce, Catania e Trapani, che comunque stanno manifestando i pronostici iniziali, quindi li stanno confermando. Sì, sì, esattamente. Il Siracusa è un po' una sorpresa, anche se l'anno scorso comunque ha fatto bene, forse proprio perché figlia della dell'intelaiatura di gioco di Rosa, che aveva già lo scorso anno, sta facendo bene e si ritrova appunto a ridosso delle tre sopracitate. Poi c'è quella outsider un po' il Rende assolutamente, un modo anche di con soli 12 reti segnate. Il Rende ha segnato solamente 12 reti, una dei... squadra un po', ripeto, che prende pochi gol e fa pochi gol, quindi insomma gioca anche per sì tra le prime 10 è la squadra che ha segnato di meno in assoluto, e tra quelle che ha subito di meno, e questo allo stesso stessi reti supresi del Trapani, eh? E questo vuol dire comunque una squadra che comunque fa della distruzione del gioco altrui la sua prima forza, no? Poi se scappa il gol tanto di cappello, e poi comunque quello che poi sono i risultati con la seconda, esatto, posizione, sì, lo sì, manifestano. Il Monopoli in caduta libera, l'abbiamo già detto, dopo un inizio comunque strepitoso, adesso la formazione pugliese si ritrova in sesta posizione. Anche la Regina? Ma sempre, diciamo per quanto riguarda Monopoli e Virtus Francavilla, che sono sempre a 22 punti, credo che trovarsi lì è comunque un dato importante. Esattamente, sì, sono. Sì, quindi magari però io ho letto sui social qualche mugugno di qualche monopolitano, comunque ci sta, perché dopo anche noi comunque sia, mettiamo caso, nella situazione del Monopoli ci la venderemmo comunque per 4 sconfitte di fila, che comunque non sono poche, e anche rovinare comunque un campionato fino a quel momento bellissimo. Sì, Matera invece che ha disatteso un po' tutte le sì, aspettative, ce l'aspettavamo 21 punti. Nelle prime 4, prime 5 in graduatoria, invece subito sotto. Bisceglie, altra squadra sorprendente, l'avevo detto, comunque una formazione che per la categoria forse non ha, cioè sono giocatori tutti nuovi provenienti da un'altra nazione, soprattutto dalla Croazia. C'è un grosso, sì, Jovanovic, sì, Lukic. Però io credo che questi giocatori presi a singolo e messi anche in Serie B farebbero ovviamente bene. Però proprio questa è un'analisi mia personale, un parere mio. Juve Stabia ovviamente insieme al Bisceglie, e poi subito dopo ci abbiamo Regina, Catanzaro, Cosenza, Fondi che ha bloccato appunto il Lecce, e la Sicula Leonzio. Comunque, e poi comincia la zona calda, no? Con Casertana, Andria, Paganese ed Agragas. Deludono molto. Chi delude e chi, diciamo, sta invece sorridendo? Allora, delude moltissimo, secondo me, è una squadra che ci si aspettava un po' di più, è il Cosenza. L'abbiamo visto al Massimino contro il Catania, è una squadra, anche se ha giocato con le riserve, e il Catania forse che non ha giocato la partita, ha fatto comunque le sue azioni, i suoi tiri in porta, ha gestito bene la partita, onestamente si è difesa comunque con tanto di cappello. Anche nella gara all'andata, la prima di Braia, il Cosenza comunque non ci ha dato vita facile, mi ricordo quei miracoli di Pisseri, ed è un peccato vederla al tredicesimo posto, anche se a meno 4 dai playoff. Però è una squadra che secondo me dovrebbe occupare la posizione del Rende, e invece occupa una posizione salvezza.
delude anche la Casertana, secondo me, perché ha un organico. Un organico comunque importante, con giocatori come Benassi, aveva anche un allenatore come Scazzola che aveva fatto la Serie B, sorprendente. Alfa Geme, sì, giocatori importanti. Invece quella che sorprende, a parte comunque Rende e Bisceglie, che abbiamo già detto, è il Fondi, che è una squadra che davamo per spacciare inizio campionato con... mi sembra che mi ricordo che c'era Giuseppe Giannini, ecco, sì, mi viene il nome, Giuseppe Giannini all'inizio, che ha conquistato il primo punto al Massimino, e poi con l'arrivo di Antonello Mattei in squadra ha rivoluzionato il campionato del Fondi e ha portato vittorie contro il Trapani, poi il pari contro il Lecce, e anche un periodo di forma strepitoso della formazione laziale, che comunque alla fine lascia appena un limite fuori dalla zona play-out, che comunque è un risultato importante per la società laziale. Poi delude anche leggermente la Fidelissante, perché tutti gli anni la squadra pugliese ha sempre lottato per i play-off, quest'anno ha molte difficoltà. Anche se in campo la Fidelissandria fa la sua partita, è perfetto, però prende troppi gol negli ultimi minuti. L'abbiamo analizzato ben 10 partite, in tutte 10 partite anche gol comunque insignificanti, anche quello con l'Agracas per esempio, preso al 92esimo in maniera inutile, del 4-1 per capirci, però un gol preso sempre negli ultimi minuti e che ha fatto perdere ben 10 punti alla Fidelissandria, che poteva essere, pensate, sesta in classifica. Ok, insomma, torniamo in studio sì, perché dobbiamo commentare un po' le parole anche di Lucarelli in vista appunto di quella che poi sarà sicuramente la partita più importante, secondo me, del primo girone di andata, no? Cioè Trapani-Catania, con un Catania che ha 3 punti da Lecce e ha, diciamo, il match point per poter pareggiare i conti eventualmente nella migliore delle ipotesi, o comunque se dovesse essere, diciamo, solo pareggio, comunque a mettersi a 2 punti e comunque far rimanere diciamo il Lecce sotto pressione, no? Perché poi la formazione salentina, no, Federico, sì, avendo il Catania a 2 punti non potrà più sbagliare, e mi ricordo appunto quell'Alessandria dell'anno scorso che aveva non so quanti punti di vantaggio, mi pare qualche 22 punti, e poi in caduta libera è finita addirittura nei playoff, appunto a perderli poi in finale destino crudele con il Pa del campionato di Serie C. È proprio Gennaro Monaco, riprendo una delle parole riportate da lui, che il campionato di Serie C o di Lega Pro è il campionato più difficile in Italia. È un campionato dove veramente, anche per il suo modo come è costruito, 60 squadre in 3 gironi, e per andare in Serie B bisogna vincere il girone, quindi certo, bisogna vincere sopra 19 squadre, anzi l'anno scorso era ancora più difficile perché erano 20 su 20 squadre, che a parer mio bisognerebbe cambiare la formula della Serie C, perché è anche abbastanza ridicola, è impossibile, perché si accavallano comunque grandi squadre in Serie C. Questo è anche, secondo me, anche un modo fatto per accumulare visualizzazioni nel campionato di Serie C. Secondo me la chiave sarebbe evitare la Serie B a 24 squadre, portarla a 32, ma fare 2 gironi, cioè Serie B girone A e Serie B girone B, permettendo così 4 squadre che scendono per girone, quindi 8, e altrettante che salgono, quindi magari mettere anche la seconda di ogni girone, quindi 2-4-6 per il girone per la Serie C, quindi 2 dirette e poi le altre 2 che salgono, esatto, tramite playoff, che poi comunque le dirette, eccetera eccetera, che poi è anche, secondo me, giusto, cioè, per carità, parlando, facciamo un esempio col nostro campionato, Lecce e Catania, entrambe meritano la promozione in Serie B, parliamoci delle cose come stanno, non perdono mai, vincono su ogni campo, vincono anche con un grande gruppo, grandi allenatori, e mi dispiace sapere che comunque, speriamo che comunque entrambe riescano a salire in Serie B, perché comunque c'è la speranza playoff, ma è molto 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 difficile. E vedere l'anno prossimo una tra le due delle due squadre, speriamo di non vedere noi, e vedere anche il Lecce, dispiace, perché il Lecce comunque sappiamo che ha fatto, ancora siamo a novembre, però ha fatto per adesso un gran campionato,
di alto livello, con giocatori importanti, e questo dispiace, ma non solo nel nostro girone, anche parlando del girone A, ci sono tre squadre come da noi, Livorno, Pisa e Siena, che sono squadre che toscane che se la giocano con la promozione, e che vede per adesso la supremazia del Livorno, ma toglie delle qualità comunque al Siena e al Pisa, che sono costruite bene. Il Siena quest'anno è una bella squadra rispetto agli altri anni, dopo il fallimento dei Mezzaroma. Allora Federica, ascolta, per quel che concerne le esternazioni di Lucarelli nella partita, vorrei puntualizzare un po' l'attenzione su quello che poi riguarda sia Russotto, perché l'abbiamo visto, no, Lucarelli andarlo a inseguire fino a dentro l'area di rigore praticamente quasi, quindi questo suo modo di fare, che comunque fino adesso gli sta portando risultati, gli sta dando ragione. Detto questo, diciamo, volevo anche capire che cosa ne pensi per discorso di Trapani Catania, perché lui dice sostanzialmente che non è una partita decisiva, ma è una partita importante, e quindi diciamo cerca di fare un po' di pretattica, no? Allora, vorrei prendere anche una sua citazione che ha detto in conferenza: oggi è cambiata la classifica ma non il nostro atteggiamento, e questa è anche una cosa che non deve succedere a Trapani, perché a Trapani il Catania giocherà con la mente, cioè sa perfettamente, se anche il Trapani anche, quindi per entrambe le formazioni sanno che il Lecce riposa. Questo può essere anche un momento decisivo, perché dal riposo, come abbiamo detto poc'anzi, le squadre possono tornare più stanche. Più stanche, oppure non concentrate come prima. Ecco, forse. E forse si interrompe la, appunto, come hai detto tu, la concentrazione di quei giocatori che hanno bisogno di stare sul pezzo sempre, no? Ecco. Perché la Serie C comunque è un campionato logorante per tutti, soprattutto per quei ragazzotti un po' teste calde, che hanno bisogno anche di stimoli quotidiani, partita per partita, per rendere al massimo. Ecco l'esempio lampante, noi ce l'abbiamo in casa nostra, ed è un Russotto che alcune volte si mette in modalità cortocircuito e non ce n'è nessuno. Poi quando vuole diventare una superstar lo riesce a fare anche bene, alle volte poi, ripeto, proprio perché magari gli mancano le motivazioni, gli manca chi gli grida all'orecchio, appunto nell'occasione Lucarelli, che nella partita di ieri lo è andato ad inseguire proprio per tutto il poi tempo. Anche una cosa che a me dà molto fastidio, e lo noto questo a prescindere dalle categorie, da quando arrivò Cosentino a Catania, non c'entra Cosentino in questo caso, sul fatto della sufficienza dei giocatori in campo. A volte io vedo, partendo dalla partita di ieri, visto che stiamo analizzando Catania-Agracas, sì, di ieri, ho visto nel primo tempo, anche a volte nel secondo, una leggera sufficienza nel giocare il pallone. A volte anche, possiamo dire, detta in catanese, troppi spacchiamenti, nel fatto che le troppe giocate, forse mettersi in mostra, sapendo che comunque se anche in mondovisione, tra virgolette, sì, è un bene per il giocatore, ma dà fastidio perché non aiuti la squadra. Per esempio, il primo tempo, azione di Russotto, palla in mezzo, Biagianti alla 200ª presenza in rosso-azzurro, anziché andare di piatto, facilissimo, davanti al portiere, comodamente avrebbe segnato il gol dell'1-0, il gol con la presenza numero 200, sì. Invece va di tacco, cosa assurda. Cioè, mettiamo caso la partita nel secondo tempo non si fosse sbloccata, onestamente a quest'ora staremmo a rimpiangere questa occasione. Per carità, è una stupidata quella che ho detto io, forse una fesseria qua, però è una cosa da sottolineare, il fatto che neanche nel primo tempo ho visto troppa sufficienza, non solo in Biagianti, in Russotto, in Di Grazia, che poi nel secondo tempo si sono svegliati e hanno dimostrato grande approccio alla gara. Beh sì, sicuramente Federico, anche se l'Akragas, come un po' tutte le formazioni che hanno la possibilità di mettersi in mostra al massimino per avere la speranza anche personale, no? Di chissà, magari l'anno successivo strappare un punto, no, ma anche l'anno successivo di avere una chiamata da parte di Lo Monaco per far parte della rosa del Catania, no? Ci mettono il 210%,
e come ha anche detto Gennaro, che mi ha anche convinto nella sua analisi, proprio perché abbiamo fatto proprio anche questa stessa domanda, mi si è detto, diciamo, forse è stata anche la bravura dell'Agragas ad aver messo un po' in difficoltà gli esterni del Catania, Russotto, Di Grazia, che pare vivano un destino comune. Quando gioca bene l'uno, contemporaneamente si innesca l'altro, quando fa una giocata uno, lo fa l'altro, e viceversa. Sì, quindi sì, anche da questo punto di vista credo che sia anche un po' il merito dell'Agragas, che poi dal 36° minuto ha cominciato a perdere risorse energetiche, visso che comunque erano in 10, esatto, e ha dovuto comunque correre di più rispetto al Catania. Comunque prestazione da sottolineare dell'Agragas abbastanza sufficiente. Ok, andiamo a sentire Christian. Andiamo ad ascoltare il nostro Christian Alessio per i consueti top e flop e per l'analisi collega... anche individuale. Andiamo a collegare anche il cellulare, perché comunque, allora vediamo di mettere qua, ok, perfetto. Andiamo a sentire il nostro Christian, andando a analizzare un po' i migliori, i peggiori, e anche a dare delle valutazioni numeriche. Sì, aspetta, ok. Ricordo comunque che in sovraimpressione vedete il numero di telefono per far parte della nostra community personale, il gruppo di WhatsApp Distinto Rosso Azzurro, dove potete iscrivervi mandando un SMS, anche le vostre reaction WhatsApp, comunque. Appunto, bravo. Quindi se volete usate questo numero, appunto. Ciao Christian. Pronto? Ciao. Pronto, ciao Christian. Pronto? Mi senti? Cristian, mi senti adesso? Sì, ora sì. Sì, abbiamo un po', sai, sicuramente questo cavo un po' fa i capricci. Ecco, andiamo ad affrontare la consueta rubrica dei top e flop, come facciamo ogni settimana, andando a fare una precisazione importante, no? Alcuni giocatori, appunto, in merito a quello che stavamo dicendo poc'anzi, hanno modo di mostrare una doppia faccia, no? Un atteggiamento il primo tempo, un atteggiamento il secondo tempo, nella fattispecie appunto Di Grazia. Insomma, questo è poi quello che hai avuto modo anche tu di scrivere nei top e flop, e che io condivido assolutamente, per quello che poi sono le doti, il potenziale di Di Grazia, ma anche dello stesso Russotto. Insomma, vediamo Di Grazia abituato a fare cose, insomma, più importanti, anche certe volte il semplice passaggio per i compagni per fare un'azione più sviluppata di gioco, insomma, non arrivava troppa, come dice più volte Federico, sufficienza, cioè leggerezza. Secondo tempo invece è bastato poco, perché alla fine sono bastati quei 5 minuti in cui, ecco, lui si è acceso, lui è Curiale particolarmente, e insomma il Catania ha saputo risolvere una partita che al primo tempo sembrava complicata. Beh, sicuramente, parliamo di double face, tu hai parlato di Di Grazia, ma vale lo stesso anche per quel Russotto, che nella prima frazione di gioco, sia lui che Marchese, ma anche i propri esterni, anche lo stesso Semenzato, che qualcuno difende, ieri non mi è piaciuto come le altre volte, ecco, mettiamo da questo punto di vista. Eppure io ti posso dire, Semenzato e Russotto mi sono piaciuti a differenza delle altre volte, a me personalmente. Perché, ecco, su quello che posso contrastare, almeno su quello che stavo sentendo, cioè, diceva Federico, sì. Differenza delle altre volte, personalmente Russotto l'ho visto concentrato tutta la partita. Basti pensare che nel primo tempo, quando si andava dalle sue parti, riusciva sempre a sfondare, i cross li ha messi sempre in mezzo, si è reso, insomma, è abbastanza pericoloso. Si è menzato pure l'azione del tacco di Biagianti,
si è messo in aria, è stato più, ecco, come si vuol dire, più propenso all'inserimento sulla fascia. A me, cioè, personalmente sono piaciuti. Sì. Ok, allora, per passiamo quanto riguarda i top, sì. Quindi chi mettiamo? I top sicuramente Bogdan, ma ormai è quello, il suo posto fisso dei top. Se vuoi andare posto fisso, che Cozzalone approva. Il posto fisso non si lascia, aveva ragione. Allora, quindi Bogdan assolutamente d'accordo, perché io penso anche dalla partita di ieri un bel 7.5 non glielo deve nessuno. Sì, sì. Ma non è qua, ecco, anche io nei top l'ho scritto, non è qua il semplice fatto del saper recuperare innumerevoli palloni, essere presente su palle aeree, ma il fatto è, l'ha fatto ieri tantissime volte, girato spalle all'attaccante, faceva una finta di corpo e lo mandava, ecco, dalla parte opposta. L'ha fatto più volte, non so se l'avete notato. Diciamo che forse sta prendendo consapevolezza dei suoi mezzi, si è visto soprattutto nella partita di ieri sfoderare, no? Anche queste specialità un po' alla slovena, un po' come fanno tutti i giocatori dell'ex Jugoslavia, che nelle loro corde comunque hanno quello di saper toccare il pallone bene. Forse lui per la sua staticità, oppure il suo, diciamo, aspetto fisico, non può avere quella rapidità di movimenti che può avere il Russotto della situazione, essendo appunto alto, però nelle movenze, diciamo che ha comunque delle giocate interessanti, ecco, per essere un difensore. Sì, ok, cioè, sono d'accordo. Poi oltre a Bogdan, sì, è Guriale. Assolutamente, io aggiungerei non proprio Curiale, ma l'asse Curiale Di Grazia, che ha deciso la partita. Anche se Di Grazia sì, nel primo tempo è stato spento. Esatto, ecco. Questo okay, sì. Vai, allora, spieghiamo questa situazione, perché... Sì, Curiale top, perché anche al primo tempo, nonostante si è visto toccare pochi palloni, a parte l'azione del gol annullato, era sempre pronto lì in mezzo a ricevere palloni. Purtroppo però abbiamo visto che gli esterni o andavano troppo tardi nel mettere il pallone in mezzo, oppure sbagliavano completamente. Questa cosa l'ho vista particolarmente in Marchese, ma di Marchese poi ne parleremo dopo. Sì. Comunque, ecco, Curiale poi nel secondo tempo stesso ha fatto l'assist a Di Grazia, e nell'azione del 2-0 ha fatto due cose per me da grandissimo giocatore di categoria. La prima, che spalla il difensore, lo manda a sedere, e la seconda, che riesce a gestire il pressing per poi girare a tu per tu col portiere a fare il gol. Ecco, queste due cose in quelle azioni sono state, ecco, da grande giocatore e da grande attaccante. Di pregevole fattura, sicuramente. Allora, Christian, tu hai analizzato un po' anche nell'articolo che potete trovare su istintorossazzurro.com, la dualità, il dualismo interiore di Di Grazia, perché questo giocatore, come anche abbiamo detto lungamente in questa trasmissione, questo ragazzo vive di fiammate, no? Riesce ad entusiasmarsi anche per una giocata, riesce anche a scomparire del tutto per decine di minuti, per magari perché gli risulta un passaggio o una trama offensiva in generale. Insomma, metterlo sia nei top che nei flop, perché poi è stato decisivo per il primo gol, che ovviamente ha spezzato, no, le gambe alla formazione agrigentina, e poi l'assist a Curiale, che ha poi consolidato la vittoria. Però, diciamo, sul giocatore, su Di Grazia, abbiamo lungamente avuto modo di analizzare questa sua caratteristica, no? Cosa ne pensi? Sì, penso che Di Grazia, insomma, hai centrato pienamente l'argomento Di Grazia, perché è un giocatore che tende a essere appunto protagonista in una partita,
e quindi a spostarla a proprio favore, ed è anche un giocatore che insomma non riesce a volte ad esprimere le sue qualità, però c'è da dire che quando cala insomma un po' di grazia Russotto, questo insomma è dovuto anche al resto della squadra, perché abbiamo spesso parlato di insomma che arriva quasi sempre, anzi ora nelle ultime 5 si è visto meno fortunatamente, quel tratto di partita dove la squadra un pochettino si spegneva un po' in tutti i reparti, a parte ecco la difesa, che sempre stata la zona del campo che ha avuto sempre la concentrazione al massimo, e quindi può darsi che le prestazioni di questo giocatore sono anche condizionate da un pochettino il resto della squadra, dall'andamento, perché quando vediamo il Catania, vediamo il centrocampo che duetta bene con gli esterni, perché alla fine quello che vediamo è palla all'odi, lanci per gli esterni, sovrapposizioni, e questo è il gioco del Catania. Quando funziona tutto si accendono di grazie lo sotto, quando non funzionano, ecco, da loro può darsi proprio in quei momenti dove la squadra non riesce a giocare bene, può darsi da loro, avendo il pallone dei piedi, uno si aspetta qualche giocata che può cambiare la partita, che lo fanno, no? Ma la maggior parte delle volte avviene solo se la squadra gioca bene, cioè non so se state capendo ciò che voglio dire. Ho capito il discorso, quindi hai posto un po', hai spostato il problema sul centrocampo con l'Odi. Non sto spostando il problema sul centrocampo, io parlo un po' in generale della squadra. Giocare bene significa anche nella fattispecie che il Lodi della situazione riesce ad innescare Russotto o Di Grazia, e che Caccetta riesca anche ad inserirsi, magari, anzi su Caccetta facciamo un discorso magari dopo, sul giocatore, perché mi è piaciuto in maniera diversa rispetto alle altre partite, cioè mi è piaciuto Caccetta in questa chiave di lettura che poi hai analizzato tu. Forse si va a snodare anche un altro discorso ancora del centrocampo con i moduli, poi ne parliamo in un altro momento. Insomma, discorso ali esterne, no? Perché parliamo degli esterni alti, Russotto e Di Grazia. Ti dico la mia, nella prima frazione secondo me c'era molta paura, anzi no paura, più che altro timore di azzardare la giocata decisiva. Russotto l'ha fatto come lui ha sempre fatto, cioè di mettere quei palloni in mezzo così, cioè nel senso, questo ripeto, il tuo parere magari è diverso, però soprattutto con l'Agragas ancora in 11, ecco, nella prima mezz'ora io mi aspettavo un Russotto un po' più calmo, ecco, perché bisogna anche dare il tempo all'attaccante di inserirsi e tagliare. Se tu metti il pallone il cross in mezzo così ad mutsum, non puoi dire sì, ok, ho fatto il mio dovere, me ne lavo le mani, Ponzio Pilato e fine lì. Cioè, proprio perché poi il Russotto visto dal 31esimo in poi fino al 90esimo è stato tutt'altra cosa, giocatore che comunque ha creato superiorità numerica dalle tre quarti in poi. Di Grazia automaticamente ha trovato anche modo di smarcarsi meglio, Curiale di conseguenza, e tutto si è mosso, diciamo, in maniera più omogenea e amalgamata, no? Federico, non sì, so se sì, sei d'accordo. Sì, assolutamente d'accordo. Poi Cristian dice, vabbè, ok, io Russotto comunque lo premio sempre, perché comunque la sua parte lo fa sempre, certo, in maniera impeccabile, anzi, se devo dire la verità, concordo con te, Cristian, soprattutto per un punto, cioè Russotto ti fa quello che magari Di Grazia nelle ultime partite non fa tantissimo, cioè va a rinculare, cioè va anche a fare quel lavoro sporco tra virgolette per andare a strappare il pallone dai piedi e in bastione un'azione d'attacco nuova, capito? Quindi sì, sono d'accordo da questo punto di vista, totalmente d'accordo. Dal punto di vista dei cross magari Russotto
un po' preda anche delle esigenze del caso, che era quella di vincere a tutti i costi una partita che avrebbe portato, come è stato, diciamo, il Catania a 2 punti dal Lecce. A tre punti. Sì, va bene. Allora, Christian, andiamo adesso a dare delle valutazioni numeriche per questo Catania, partendo appunto da un Matteo Pisseri, come dire, che lo stiamo vedendo, anzi, meno, come dire, protagonista della scena. Come mai? Cioè, meglio così, ah? Appunto. Però come mai? Per meriti forse della difesa, no? Sì, basti vedere, insomma, che nel primo tempo i tiri, ecco, i maggiori pericoli che venivano dall'aggregato sono stati 2 tiri da, penso, 25-30 metri. Palo, che poi è stato il palo, infatti, e uno, un tiro, e un tiro centrale che però, insomma, il pallone non era... girava un pochino, ha avuto una traiettoria particolare, ecco, quel pallone. Sì, assolutamente. E comunque Pisseri è stato, ecco, bravo a saper... Voto? A saper prenderli per me 6,5 Pisseri. Buono anche per me. Comunque è decisivo anche quel sulla parata, che comunque se può sembrare facile, perché quel tiro era molto 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 insidioso, quello a inizio partita dell'Agragas. È stato bravo Pisseri a deviarla con le punte delle dita sul palo, e possiamo dire anche decisivo è finito il risultato. E quindi ora passiamo alla difesa. Sei menzato? Sufficiente, non mi sembra, è una buona prova, ma sì, sei. E andiamo Bogdan, avevo detto prima. Vabbè, il Bogdan l'hai anticipato tu. 7,5, assolutamente. E sto, perché come si sa nel gioco delle carte, appunto, del 7,5, quando tu fai 7,5 stai. Esatto. E stiamo bene con Bogdan, non credi, Christian? Penso che questo è uno di quei difensori che ti dà proprio una sicurezza. Guarda, ecco, a proposito di Bogdan, di difesa, vorrei prendere un argomento che è stato quest'estate, insomma, un argomento che si è discusso molto. La difesa, dopo l'addio di Bergamelli, tutti eravamo un po' scettici. Abbiamo visto, ad esempio, la partita con la Leonzio, non so se vi ricordate, però quella difesa, Tedeschi, Aia. E ora questo ragazzo Bogdan non si sa, invece alla risultato fine sì, assolutamente. Già da casetta, l'abbiamo anche visto, detto, Christian, parlando appunto della possibilità che ha questo Catania nella sua rosa di tenere fuori appunto Blondet e Tedeschi, che devono essere proprio titolari quest'estate, la migliore difesa delle ultime 2 stagioni, presi ad hoc da Pietro Monaco proprio per adempiere a questo loro dovere, cioè quello di essere la coppia difensiva titolare. E poi comunque adesso ci siamo ritrovati praticamente con Tedeschi, che piano piano, perché era titolare, adesso diciamo è diventato presente, immancabile in panchina, anzi gioca gli ultimi 5-10 minuti o la Coppa Italia, proprio perché Bogdan non lo puoi più levare. Aia ti fa un altro tipo di gioco, magari va più sull'uomo, sull'anticipo, e quindi rischi anche qualcosa in più, e rischi anche di essere giudicato forse peggio rispetto a Bogdan. Bogdan non va in marcatura. Aia, quindi voto? Aia 6,5, anche la sua è una partita molto attenta. Sì, senza particolari sbavature, forse qualche lancio un po' sgorbio per usare, vabbè, ma d'altronde però è difensore centrale, ragazzi. Vabbè, però io ragazzi, avendo intrapreso nella mia breve carriera calcistica questo ruolo, mi dicevano spesso: quando non sei sicuro di lanciare, giocala facile e tieni il possesso del pallone, perché la cosa più preziosa in una partita è proprio avere il pallone tu. Quando ce l'hai tu, gli altri fanno fatica e consumano energie. Ecco, forse lì proprio per trovare la pecca sulla prestazione di Aia, questa forse troppo facilità di lanciare e di nella fattispecie anche creare situazioni un po' emblematiche, no, per il Catania in sfavore. Poi quindi Marchese, 5,5, anche perché è vero, sì, la propensione, perché devo dire che si è proposto molto, sì, ma troppi errori, troppi. Mm.
sì, sì, insomma, riguarda un po' il discorso che facevo in sostanza all'inizio, no? Parlando di queste fasce del Catania forse troppo timorose, o merito anche dell'Acragas che ha saputo arginare bene le scorribande rossazzurre nelle fasce. Però è anche vero che da Marchese ci aspettiamo sicuramente qualcosa di più, quel qualcosa che poi è venuto fuori nel secondo tempo. Sì. Ok, allora andiamo col centrocampo con Biagianti, Caccetta e Lodi, e poi i subentrati. Biagianti 6, Lodi, Caccetta 6 e mezzo. Ecco, visto che comunque hai parlato di Lodi e Caccetta, su Lodi poco da dire. Quando decide lui di illuminare, tutti quanti diventano più belli e più bravi, ma questo ormai lo sappiamo, no? Su Caccetta invece io ti avevo detto, in questo diciamo vorrei anche un tuo parere. Ti ho detto appunto che Caccetta mi è piaciuto in maniera diversa rispetto alle altre volte. È stato quel giocatore che ha fatto da flangiflutti un po' tra difesa e centrocampo, con Lodi e con Biagianti, che invece anche se male si inseriva di più, quindi al contrario un po' Biagianti si inseriva e Caccetta rimaneva un po' dietro a fare da filtro, no? Quindi sì, l'abbiamo visto un po' meno inserirsi, l'abbiamo visto di più dare un manforte a Lodi, quindi dargli la possibilità di alzare la testa, lanciare, fare tutto quello che è poi il gioco di Lodi. Da questo punto di vista, ti piace di più questo Caccetta o quello visto magari, che ne so, a Pagani o a Castellammare? No, preferisco questo Caccetta, anche perché appunto a me di Caccetta mi è piaciuto proprio quello che hai appena detto tu, il fatto che anziché abbiamo parlato di Biagianti che tendeva ad inserirsi, lui rimane, ecco, dietro a recuperare palloni, insomma a stare attento in un eventuale contropiede. Caccetta, insomma, le sue maggiori qualità le sta dimostrando proprio nel recupero palloni, che sì, poi sì, stiamo vedendo ultimamente che una volta che recupera i palloni scarica Lodi, e Lodi, vabbè, sappiamo ciò che fa col pallone. Cioè, c'è una certa intesa tra Caccetta e Lodi, i due si completano. Sì, perché alla fine vorrei analizzare Caccetta e Biagianti come due centrocampisti che vanno più, ecco, tra virgolette, a mordere le caviglie, a prendere il pallone, mentre Lodi lo vedo come quel centrocampista che ti fa, che ti imposta l'azione, ecco. Beh, senza ombra di dubbio. Ok, allora Mazzarani, Mazzarani, vabbè, Bucolo e Mazzarani. Prima Bucolo, dai. Bucolo da 6 pure a lui. Sì. Grande per caratteriale, insomma. E Mazzarani? Cioè, Mazzarani 6 e mezzo, perché è entrato lui e il Catania insomma si è sbloccato, perché ha fatto in 5 minuti 2 gol, e poi vorrei notare, tipo, nel gol di Curiale era presente in aria, era presente anche nella mischia lì nel gol di Di Grazia. Per me Mazzarani ha fatto bene. Ok, sì. Mentre per quanto riguarda l'attacco, abbiamo detto Russotto, Di Grazia, Curiale, e poi eventualmente, se vuoi giudicare, dare un voto a Ripa, anche se insomma è entrato qualche minuto. Russotto e Di Grazia, Russotto 6 più, Di Grazia invece 7 meno, perché voglio bilanciare le prestazioni. Primo tempo secondo me Di Grazia da 5, secondo tempo da 7 e mezzo, è un pochettino, ecco, voglio bilanciare. Non, è un dato di fatto che l'ho messo infatti sia dai top che dai flop, è vero. La partita è stata soprattutto grazie a lui che l'abbiamo vinta, però non scordiamoci il primo tempo che, insomma. Sì, sì, assolutamente. Certo, indubbiamente, d'accordissimo con il ragionamento. Sì, Curiale. Curiale invece 7 e più.
E allora è chiaro che ti devo anche porre la domanda che abbiamo messo nel sondaggio, se credi realmente che a questo punto Ripa, come anche, vabbè, qualcuno forse che è anche subentrato, che Ripa che è subentrato a questo punto sia la riserva di Curiale, e se magari a gennaio proprio lui possa andare cedere via. Il posto a qualcun altro, proprio andare via, cedere il posto a qualcun altro, esattamente. Quello che si sta vedendo ora, sì, Ripa è la riserva di Curiale, anche perché Curiale rispetto a Ripa lo vediamo fare più movimento lì davanti, perché, e poi è un dato di fatto che è il capocannoniere di questo Catania, 6 gol in 14 presenze. Certo. Ripa è un pochettino quello lì che tende... c'è nulla al gioco un pochettino del Catania, perché lo vediamo più volte che tende a nascondersi, se si può dire, durante la partita, cioè lo si vede molto ben, molto poco, mentre Curiale arriva anche al centrocampo ad aiutare, cioè deve fare a Curiale più movimento. Ecco, quindi per me la realtà di a questo punto di utilizzo diverso in chiave tattica, no? Magari Curiale a livello tattico ti fa anche più movimenti, ti sa spaziare da destra e sinistra, pressare alto i difensori, eventualmente abbassarsi anche nella linea di centrocampisti, e diventa utile anche per questa ragione. Magari Ripa non lo fa, o se lo fa molto più di rado. Intendiamoci, no, non è che Ripa sia scarso, anzi, per quanto riguarda Gennaro Monaco ha detto, anzi ha steso delle vere lodi, proprio per giocare con le parole, ha steso delle lodi per Ripa, dicendo che è uno di quei giocatori che in questa categoria riesce a fare dei gol quasi impensabili, e questo è sicuramente una verità. Però è anche vero che nell'economia sì. tattica di questo Catania, come hai anche detto tu Cristian, il Curiale della situazione ti dà più garanzie per i movimenti. Senza che altro, fa il Curiale è un altro giocatore assolutamente, cioè di movimenze, di movenze, anzi cioè è diverso totalmente da Ripa. Sono due giocatori, abbiamo ripetuto tante volte che sono due giocatori diversi. Ripa è un giocatore che aspetta il pallone per buttarlo in porta. Si è visto, è un rapace di area di rigore, si è visto a Pagani col tiro di grazia, che era un passaggio quasi per Ripa, che proprio con la zampetta ha buttata dentro. Quindi proprio è un giocatore che aspetta la sua occasione, il suo cross. Magari mi ricordo quei due gol di testa con l'Agracas, bellissimi, anche proprio lui gli è arrivato quel pallone e l'ha saputo buttare in porta. Però in queste partite magari con difese così chiuse, ermetiche, ecco, non trova... Ripa può servire rispetto a un Curiale, secondo me. Al contrario, cioè forse il Curiale la situazione ti è più utile. Ah no no, io intendevo nelle partite quelle magari dove ci sono difese dell'Agracas, magari difese della Paganese, squadre che magari non hanno difese irresistibili, che magari prendono 4-5 gol a partita, Ripa può giocare, magari perché non riescono a tenere quel giocatore classico che aspetta il pallone, e magari invece partite dove le difese si chiudono e poi ripartono, Curiale può essere la carta vincente. Però bisognerebbe trovare, secondo me, un terzo attaccante che comunque non si è dimostrato tanto all'altezza, quindi cedere magari uno tra Rossetti e Zeturbo e prendere un giocatore delle stesse caratteristiche di Curiale, con magari un pochettino più di esperienza, e magari anche perché Ripa comunque non è che sarà sempre al 100%, trovare un altro giocatore sempre attaccante, magari non dico un Genchi che ha qualche esperienza. Abbiamo capito la tipologia, ok. Sì, questo è il punto. Allora andiamo avanti con a chiudere appunto con il voto a Lucarelli e alla terna arbitrale. Lucarelli 7. Sì, d'accordo. Perché insomma ha letto soprattutto al secondo tempo un po' la partita. Quei tre cambi tutti in un solo colpo, per me quel cambio lì di Mazzarani, il primo cambio
Quando sì, prima esatto, del gol, ecco, prima sì, del sì, gol. Mi sono convulso con quelli che sono arrivati in Italia. Che senso erano già sotto a zero, erano. Sì, sì, sì. Sì, sì, scusate. Insomma, vorrei anche sottolineare un fatto. Cioè, a Russotto se lo mangiava, se si può dire. Insomma, sì, se lo mangiava prima. Sì, 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 sì. No, c'è stata una circostanza proprio davanti alla sua panchina. Russotto ha provato un dribbling anziché scaricare la palla al compagno, non è voluto tornare, ecco, a ripiegare quello lì, da chi era quasi seduto a chi era quasi in campo. Ah, certo. Cioè Lucarelli una belva proprio. Insomma, quello che ci serve poi alla fine, insomma. Arbitro. E per me questo è stato, ecco, un po' il quadro di Lucarelli, un allenatore affamato che ha voglia di vincere. Ed è quello che serviva al Catania. Terna arbitrale. La terna 6 più, non da 7, anche perché c'è stato quell'episodio dubbio di Curiale. Rigore anche al primo minuto, dubbio che ha anche enfatizzato, sì. Lucarelli. Poi... Però ecco, ha fatto bene. Io penso che con quel cartellino rosso abbia un po' avvisato tutti i giocatori dell'Agragas, perché avevamo visto i giocatori, soprattutto il portiere dell'Agragas, che cercava, inoltre vabbè, infinite per dire di tempo, cercava sempre la discussione con Curiale, con Russotto, tendevano ad innervosire la partita. Sì. E quel cartellino rosso è stato un pochettino un avviso ai giocatori, cioè la Russotto che si sbaglia, ecco, ne paghi le conseguenze. E poi comunque sarà ingenuo anche l'attaccante dell'Agragas. Sì, questo è ovvio. Curiale, ovviamente, contata. Nelle interviste che avrete modo di vedere anche nel nostro canale YouTube, e vi invito ovviamente se ci state ascoltando a iscrivervi. Curiale diceva era un po' rammaricato perché si è visto, dice, nelle ultime partite annullati almeno 3-4 gol, uno se l'è mangiato, divorato lui in automatico con quel colpo di testa di mezza spalla, insomma, caspita l'ha presa, di cui ha fatto mea culpa, però diciamo era rimasto un po' deluso della terna arbitrale. Tu sei d'accordo oppure no? Diciamo, diamo a Curiale questo modo di... Vabbè, ti viene quasi di un attaccante. Certo. Cioè non è bello quando ad un attaccante gli vengono annullati del gol, perché l'attaccante vive per il gol, per metterla in fondo al sacco, come si suol dire. Vabbè. Però appunto il punto di forza di Curiale è stato, nonostante gli sono annullati il gol, nel secondo tempo ha saputo approfittare dell'unico pallone, ecco, il più giocabile alla fine tra quelli del secondo tempo, ha saputo metterla dentro. Questa è una sbavatura, cioè lui era deluso perché dice: caspita, mi hanno annullato questi gol. E per me è anche un segnale, perché vuol dire che vuole aiutare particolarmente la squadra. Bravo, cioè lui vorrebbe dare di più e vorrebbe fare più gol, questo è importante. Ok Cristian, come sempre ti ringrazio e in maniera affettuosa ti saluto, dandoti appuntamento alla prossima puntata, domenica prossima. Grazie, a voi, buona serata. Ciao Cristian. E allora andiamo anche noi a chiudere. Visto che ormai il tempo veramente è andato via come un treno, oltre le nostre aspettative. Appunto, ricordo quel treno, no? Il treno che il Catania adesso affronterà e che passerà soltanto una volta, credo, in maniera così plateale. Dimenticandoci anche i treni passati, No, proprio parlo di un treno importante, quello che ci potrebbe permettere, appunto, che ci potrebbe permettere di appaiare assieme al Lecce insieme al Lecce nella prima posizione, e questo sarà importante nella partita contro il Trapani. Questo treno interregionale, possiamo dire così, sì. Catania-Trapani Ovest-Est contro una formazione con cui siamo gemellati, quindi nella fattispecie tra tifoserie,
però credo che in campo non ci sarà, passerà in secondo piano anche questo. Non so se sei d'accordo, Federico, no? Sì, sì, assolutamente. Gemellaggio verrà un po' meno, visto, lo so, visto, peccato, diciamo, la posta in palio, anche se ci auguriamo ovviamente che il Trapani, dopo questa partita, faccia un gran campionato, che possibilmente superi anche il Lecce in graduatoria, non so, dico in generale, comunque che sia davanti al Lecce. Questo è l'augurio ovviamente da fratelli tifosi quali siamo. Va bene, ma ragazzi, andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere. Ricordo ancora una volta Adibes Group. Anzi, Federico, lo vuoi fare tu? Sì, sì, ricordiamo Adibes Group della dottoressa Rossella Iachelli, scusate. Sì. Che tratta corsi di studio assistito, lezioni individuali per tutte le materie, corsi di lingua nelle principali lingue mondiali, inglese, francese e spagnolo, cineforum mensile con un dibattito finale, sportello d'ascolto per alunni e genitori, corsi estivi di recupero per varie discipline per medi e superiori, corsi di formazione per educatori ed insegnanti, teatro della spontaneità, corsi di violino e violoncello, workshop di disegno e scultura, corsi di pittura classica e contemporanea, musicoterapia. Insomma, questi sono i servizi della nostra Rossella Iachelli, che saluto e abbraccio con tanto affetto, e noi ci ritroviamo sempre qui domenica prossima alle ore 20:30 con Istinto Rosso Azzurro. Un saluto dal vostro Pietro Santoncito e dal vostro Federico Rossi. Ciao ragazzi e forza Catania! Sempre! Ciao! Ciao. Mancano 4 secondi.